Abbiamo la ragazzina. Dobbiamo fermarla. Quella peste ha bisogno di una lezione. Parole sante. Può sembrare folle, ma... forse... se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Il mostro cercava me quando la mia sosia è morta. C'è qualcosa qui che non cade a pezzi. Lucciole. Ecco spiegato il bagliore. Ha un certo fascino, non pensi? Che fenomeno strano. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Chiedo venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Ne sei certo? Lo sono. Ma quando dice di struggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone, ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina. Come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi. Ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete, il manovratore occulto. No, ti sbagli. Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. Mossa sbagliata. Difendere la bambina ci costerà caro, e lo sai. Spero ti sbagli, per il nostro bene. Che è successo? Siete riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Il sosia di Andrew, Abram.
Stava pensando di voler testimoniare contro Mary, ma Andrew l'ha convinto a rinunciare. Al diavolo. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia Come stai? Di anni fa. Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Sentirmi parte della squadra. Non ha nessun senso. Ed è bello. Per nulla. Non mi era mai successo. Sì, ti capisco. Anch'io ho imparato molto. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. Avrebbe fatto comodo un... come si chiama? Un paladino? O un chierico? Cazzo! Non sapevo ti piacessero i videogiochi. Ci sono un sacco di cose che non sai. Sono piena di sorprese. Vedrai. Dobbiamo andare. Fanculo a questo posto e a quell'incidente. Taylor! Dove sei? Taylor! Taylor, arrivo! Merda! Stupido cazzo di cervo! Tieniti forte e non mollarmi per nessun motivo. Aiutami! Non lasciarmi! Io non ti lascio! No! Dobbiamo andare, ok? Che diavolo è quella cosa? Andiamo a vedere. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Che è successo con quella cosa?
Non lo so. È stato un casino. Che ne pensi? Sembrava che volesse trascinarmi nel bosco. Non voglio nemmeno pensare a che fine avrei fatto. Non so che cosa abbiamo visto o immaginato, ma siamo ancora in pericolo. L'unico modo per uscire da questo incubo è fermare Mary e le sue bugie. Potevi smascherare Mary, rivelando quello che è bugiarda e falsa. Costringerla a rispondere. Perché non l'hai fatto? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Forza, diamo un'occhiata. Venite a vedere. Hey! Arrivano! Non c'è via di fuga! Farò in modo che ti trovino! È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. È abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Ne verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in quest'inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione? Dopo quanto ho appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abraham contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio. Ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina, se la corte approva.
La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Abram! Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary, ma può una bambina essere tanto malvagia? Stai scherzando! La bambina è più che colpevole! Devi fare quello che ritieni giusto. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'interno. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minandone l'innocenza. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza, di te e del sacerdote. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. Raccontatemi, c'era di nuovo il sosia di Andrew. Ha detto al giudice che Mary è innocente, che è una vittima anche lei. No, male, molto molto male. Merda. Ok, e adesso? Non so se ho fatto la cosa giusta. Ma almeno ora sappiamo di poter influire sugli eventi. Ed è positivo, no? Cosa pensi? Ha ragione lui? È andata come ha detto lui. Ma che cazzo? Non possiamo restare. Andiamo via da qui. Guarda i vestiti. Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo. Vieni qui. Guarda cosa c'è. È assurdo, cazzo. Questo è troppo. Davvero troppo, cazzo. Prima incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi. E adesso abbiamo anche la famiglia più in... E anche loro sono nostri sosia. Ma che cazzo succede? Ma come si spiega? Secondo te sono morti come gli altri sosia? Non lo so.
Chissà che gli è successo. Forse siamo tutti nello stesso incubo. Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, voi cosa ci fate qui? Questo vale per ognuno di noi. Non so più cosa è reale. Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Quindi, chi sarebbero i tizi nella foto? E se il tempo si è ingarbugliato? E quelli nella foto siamo realmente noi? Ma... Ok, quale sarebbe la tua te... Che sarà successo? L'ha mollato per un altro. Sentito. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui, ora. Thank you.
pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Bene. Dai, forza! Wow. Oh, merda! Daniel! Stai bene? Aiuto! Prima che succeda qualcosa. Daniel! Dove cazzo sei? Rispondimi! È arrivato, Daniel? No, ancora non c'è. Ok, andiamo avanti. Daniel è uno in gamba. Ci raggiungerà. Stai bene, Daniel? Dove diavolo sarà finito? Niente paura, lo troveremo.